Ma è con noi un grande personaggio, non posso dire nome e cognome, dirò semplicemente Apple Tony. Un signore di poco più di 30 anni, che fa i gigolò, ma soprattutto è il famoso gigolò vegano, che vorrebbe sfidarmi in una gara di resistenza sessuale. Buonasera, buonasera. Pronto, buonasera. Ciao a tutti. Ciao, ecco, come stai? Mancava bene, questo voi? Fenomeno adesso. Bene, mancava. Non c'è male. Mancava il vegano che sfida il gigolò sessuale, mancava no. In questo grande circus. No, no. Apple Tony è un personaggio meraviglioso. Io voglio capire una cosa, caro Apple, ma tu da quanto Apple fai gigolò? Apple Tony, ma tu pensa a sti poveri industriali. Beh, diciamo così tocca che subire. L'ho fatto un po' a tratti. Cioè? Ho cominciato a 20 anni a farlo, poi vabbè... comunque mi sono fidanzato, ho dovuto interromperlo, poi mi sono lasciato e l'ho ricominciato da circa un anno e mezzo. Da circa un anno e mezzo hai ripreso. Sì. E la fidanzata c'è ancora, è consapevole? No, non è consapevole. Cioè la fidanzata non lo sa? Non lo sa. Cioè tu sei fidanzato con una ragazza e non lo sa? Non lo ma sa. Ma non è possibile, dai, ti riconosce alla radio, non ci raccontare stupidaggini, dai, lo sa, dai. Eh? Lo sa o sì, no? Dai, va bene, sì. Vabbè, dimmi la verità, qui siamo un grande casa di trasparenza. Dunque, sa che fai gigolo e non è gelosa? No, ma questo è buono, è molto positivo. Beh, diciamo che mi ha conosciuto così e questo, diciamo, il lavoro che so fare. Dunque, è il lavoro che sai fare, cioè, tu non sai fare un altro mestiere in pratica? No, beh, so fare anche altri mestieri. Tipo? Beh, ho fatto insegnante di pop... insegnante di pop, mi sono fermato all'insegnante di pop. L'insegnante personal trainer, ho fatto anche questo, però diciamo, che, diciamo mi... il tuo lavoro principale mi è questo qua. Mi appassionava di più era il gigolò. Cioè tu di me comunque un amante delle donne. Beh, certo, però c'è da pensare pure tra qualche anno che cosa faccio quando non mi tira più, quando diventerò più anziano. Ancora ce n'è di tempo. Poi, essendo vegano, riesco anche a tirare avanti qualche anno. Scusa, ma io non vorrei andare nel dettaglio, ma quanto denaro si riesce a fare in un anno facendo questo? In un anno, sto dicendo, con questo mestiere, facendo questo mestiere. In un anno. Facciamo una cosa di un anno, dai, senza dire al mese, al giorno. Non ho idea. Ma che non hai idea? Beh, ce l'hai idea, se no dai, come fai? Su, non diciamo stupidaggini, è tutto meravigliosamente in nero, tutto in contante, immagino, no? Tutto contante. Cioè, allora, facciamo così, a prestazione quanto prendi? I don't know. Ma dai, su, Apple, non fare il riservato, mica ti viene a cercare la finanza domani mattina. No, vabbè, però comunque preferisco tenere un po'. Cioè, comunque campi bene con questa roba, cioè il tuo unico sì. Il tuo unico ingresso, il tuo unico introito. Sì, si vive abbastanza bene. Si vive abbastanza bene, siamo nell'ordine di 4.000 al mese. Diciamo non hai poi comunque rotture di palle come gli orari di lavoro, comprare il cartellino, svegliarti una certa vabbè, questo ora, non c'è dubbio. Questo non c'è dubbio. Se vuoi dire prenderti un mese di vacanza, puoi prenderti un mese di vacanza. Se non vuoi andare in un weekend, vuoi stare a riposo un weekend, cioè puoi fare esattamente quello che vuoi. Ma comunque le ore di lavoro non sono come... Beh, cioè quanto diciamo, lavori al giorno? Boh, in media avrò più o meno una media di un'ora di lavoro al giorno. Un'ora, cioè fai una al giorno ne fai? No, non esattamente, però la media diciamo che è quella. La media posso anche non fare niente tutta una settimana e magari darci dentro tutto il weekend. Capito, Parenzo? Sì, ho capito, mi pare un'attività molto intensa. Ma siamo sempre nel campo dell'economia, no, dell'attività quasi praticamente imprenditoriale. Ma lei la aprirebbe una piccola ditta individuale con iscritta alla Camera di Commercio? Fosse con possibile. Partita IVA. Ma guarda, se dovessero legalizzarla, perché no? Ma certo, assolutamente. È una buona idea. In fin dei conti fa lo stesso mestiere di Lucia, quella di prima, eh? Cioè fa il prostituto in pratica. Lucia, sì. Hai visto? C'è un tuo collega qui. Al maschile, diciamo. Ma sì, ma quelli fanno proprio schifo. Perché fanno schifo? È concorrenza. Ma fanno schifo quelli che vanno con le vecchie. Ma no, ma tu vai ma con le vecchie? Apple, vai con le vecchie? Ma non è detto... Ma non sono non le proprio. Vecchie che hanno bisogno? Ma non è vero, perché comunque diciamo che la media delle donne che mi chiamano qual è? Che danno? Comunque sulla quarantina d'anni. La quarantina. Non è vero. Senti, ma comunque posso... Vabbè, perché sono vecchie. A 40 anni è una donna matura. Scusa, Lucia, abbi pazienza. Scusa. Cioè, un conto magari andare con... No, noi, sai con chi ci ha portato via il lavoro? Chi? I finocchi. Eccola. Eccola qua. Perché dici? I finocchi ci hanno portato via il lavoro. Perché tu l'hai difesa questa cosa? No, difesa. Ma lo so, beh, adesso però. Anche quelli che fanno ciak si fare retromarcia, che devo fare? No, non ho capito, perché ti hanno portato via il lavoro i finocchi?
Perché fanno tutto, anche per, specialmente quelli che hanno fatto Shaq si gira. Sì, che vuol dire Shaq si gira? Che hanno tagliato il cazzo. Ah, che hanno tagliato, dice. Eccola qua. L'hai difesa fino a due secondi. Ma io domani la richiamo Lucia. Domani la richiamo tutta la vita, sia Lucia. Scusa Apple, come sono cambiate le tue prestazioni da quando sei diventato vegano? Beh, diciamo che ho avuto dei miglioramenti a livello prestativo, comunque a livello di durata riesco a tenere di più. Cioè, ma veramente stai dicendo? Io non ci credo questa cosa. No, qua. No, la verità, la verità. Cioè, da quando sei vegano duri di più? Sì, cioè riesco ad avere più controllo durante il rapporto sessuale, riesco più a mantenere il controllo, capisci? Mamma quando mia. Da carnivoro... E duri, e duri anche di più? Sì, 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 assolutamente sì. Cioè, capito? Quello che ci sta dicendo Apple è che da vegano si dura di più, si dura di più. Comunque io e te la gara non la possiamo fare per un motivo molto semplice, che c'hai 31 anni, amico tuo. Cioè, amico mio. Io... allora... ma io c'ho qua, ce n'ho 17 di più, ma è una gara impari, cioè è evidente che ci tu... ci vorrebbe qualcuno della mia stessa... Comunque, i clienti sono anche aumentati da quando sei diventato vegano, sì, naturalmente. Cioè, essere vegano ti ha fatto guadagnare di più alla fine. Sì, diciamo che comunque avendo delle prestazioni migliori hai comunque più richieste, perché comunque se sei bravo automaticamente le persone ti chiamano. Comunque non è che allora fare il comunque la fidanzata la fidanzata consapevole è incredibile, cioè la fidanzata non è per niente gelosa, no, ormai niente, è tutto finito, tutto degradato.